Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da un tipi. Eccoci pronti a fare il riepilogo di giornata, appena passata anche questa giornata di campionato, terza giornata. Innanzitutto un breve ringraziamento ancora a tutti per la partecipazione, hanno partecipato ancora tutti, almeno quelli che partecipavano di solito. Mi auguro che col tempo possa anche aggiungersi qualcun altro, perché la cosa è veramente bella e vi ringrazio per la collaborazione, perché ci divertiamo insieme. È stato molto divertente. Questa giornata ci ha riservato sorprese, assolutamente sorprese in negativo e in positivo, ma andiamo a analizzarla. Da subito il gioco era Buck Rogers che aveva proposto: mi racconti un gioco bello. Allora, Zombie Gamer 80 si piazza per la seconda volta consecutiva in ultima posizione, ma attenzione qua, perché chi ha seguito le sfide non è perché Zombie Gamer è scarso, che è arrivato 2 volte consecutivamente, ma ha avuto un inizio d'avventura con le sfide un po' rocambolesca, e alcuni eventi hanno permesso che succedesse questo. Appunto, per chi ha seguito la sfida, ha visto che la prima sfida se l'è cavata molto bene Zombie Gamer, la seconda sfida un po' meno, ma c'è un motivo, come aveva spiegato giustamente anche lui. Lui ha utilizzato per la sfida un video che aveva precedentemente preparato, ma non era neanche previsto per la sfida. E quindi sul precedente gioco Dragonfire. E quindi non era per niente facile. E in questo caso era ancora meno facile, perché Zombie Gamer 80 aveva un malus, il peggior malus che potesse prendere, e cioè fare tutti i suoi 3 tentativi con una sola vita, cioè una vita per ogni tentativo. E su un gioco del genere, ma su qualsiasi gioco, l'avventura è molto in salita. Infatti c'è 9.009 punti il primo tentativo, 1848 il secondo, 22.223 il terzo tentativo. Tra parentesi ho messo 84.625, che è il tentativo che Zombie Gamer ha raggiunto pulito nelle sue 3 partite, nell'ultima sfida. Perché sì, è vero, Zombie Gamer, secondo me, l'ha approcciata in maniera questa storia dell'unica vita ha condizionato molto le sue partite. Perché io, se avessi preso un malus del genere, comunque avrei finito le mie partite. Questo perché soprattutto nei suoi primi 2 tentativi, lui, a parte il tempo di capire il gioco, perché anche in questo caso non ha provato il gioco e tutto il resto, ma una volta perso una vita, basta, si è lasciato andare, praticamente si può dire che ha abbandonato le partite. Io fossi stato lui invece, appunto perché avevo ancora 2 tentativi, sì, ma con una sola vita, avrei cercato di approfittare delle vite restanti per approfondire un attimo il gioco e per prepararmi meglio alle vite che mi rimanevano da giocarmi. Nonostante questo, comunque, guardate ragazzi, che ha raggiunto 22.223 punti con una sola vita, e ciò non è male, con 84.625 punti sull'ultimo tentativo che ha fatto pulito, che ha fatto tutto intero. Quindi se andiamo a analizzare questo punteggio, vediamo che magari non gli serviva per entrare in zona punti, ma siamo lì lì, non siamo molti distanti. Quindi Zombie Gamer si piazza ultimo, sarà sottoposto alla ruota del malus, ma attenzione, tra virgolette, perché ci sono delle novità. Mi sono permesso di fare dei piccoli cambi in corsa, so che non si fanno, ma abbiate pazienza, siamo all'inizio. Ho ritoccato due regolucce, sotto regolucce delle ruote, per cercare di farlo funzionare il meglio, perché non, visto che siamo all'inizio, non mi piaceva una particolare cosa delle regole della ruota che ho modificato, ma poi andiamo a vedere quando sarà il momento delle ruote. Zombie Gamer quindi si piazza 11º, ultimo, beati gli ultimi, speriamo che gli esca, con 22.223 punti. Andiamo a vedere la macchina del tempo, che ha 10 anni di garanzia, la macchina del tempo. No, si piazza 10º. E se noi andiamo a vedere il punteggio della macchina del tempo, sono 23.377. Andiamo a vedere con il punteggio di Zombie Gamer. Guardate che è molto vicino, ma a differenza di Zombie Gamer, la macchina del tempo aveva le sue 3 vite. Ma poi la macchina del tempo è simpaticissimo, perché nei suoi video è conosciuto più che altro per le sue gag, soprattutto in compagnia della Tizi Snella, che la fa parlare addirittura in questo video. È sicuramente uno dei più divertenti da vedere, e questo lo scopre lui. Lui
gioca proprio per puro divertimento, ma di contorno ci mette tante gag e tutto quelle cose lì lo distraggono e non riesce a ottenere punteggi maggiori che consentono di andare più avanti in classifica, ma alla fine chi se ne frega. E la macchina del tempo fa il primo tentativo 16.116, 22.726 il secondo tentativo, 23.377 il terzo tentativo, che lo porta in 10 posizioni, comunque lo porta in zona fuori malus, non prende punti, ma va bene così. Andiamo avanti e qua c'è la delusione di giornata, il mio comodorista che si piazza nono. Il mio delusione di giornata, anch'io nella schedina, a proposito di schedina, una piccola parentesi, seguite poi il processo di Mr. Mega Drive, questa idea simpatica che ha avuto Mr. Mega Drive con il fatto delle schedine, così andiamo a vedere che cosa, come sono andate le schedine, poi farà un'analisi approfondita della giornata, farà un'anteprima della giornata che verrà e poi schedina, e magari ci sarà anche la schedina nuova che possiamo giocare, quindi è bellissimo questa cosa e non vedo l'ora che Mr. Mega Drive faccia la sua puntata. Il processo del mister, seguitela con attenzione, andiamo per un'analisi approfondita di questa giornata e anche delle giornate che verranno con tanto di schedina. Comunque il comodorista anch'io me l'ho giocato alto perché lui si può dire che è il re dei shooter, sempre fatto grandi cose sui shooter, ma in questo caso non ha avuto tempo di provarlo prima, poi non si è trovato bene col pad, emulazione, una cosa tira l'altra, non gli ha permesso di andare oltre 71.922 punti e altri due tentativi ancora peggio, e quindi il comodorista a grande, a grandissima prima sorpresa di giornata si piazza in nona posizione e non gli porta punti. È andata così, ma il comodorista ha promesso che si vendicherà e noi crediamo al comodorista, perché così sarà alla prossima giornata. Andiamo avanti e troviamo in ottava posizione Daniel 64, che purtroppo anche qua Daniel 64 per pochissimo, non è la prima volta che gli capita, non riesce a entrare in zona punti, non riesce a entrare in zona punti perché si piazza in ottava posizione, la prima posizione utile è il settimo, per riuscire a smuovere quel tantino la classifica, e questo spero che non sia di disincentivo per Dani a non partecipare più, spero proprio di no, perché ricordo che il concetto principale è sempre il divertimento in ogni caso, e quindi perché lui nel suo video dice che non mi ricordo più che termine ha usato, ma comunque non si sente adatto per le sfide, mi sembra che, ma no Dani, non dire così che sono stupidaggini, infatti ti sei difeso molto molto bene, hai fatto 70.316 e 73.227 il primo, secondo tentativo, lasciamo perdere il terzo, ma guarda che non sei tanto distante dalla settima posizione, quindi non è quello il concetto, hai fatto le tue belle prestazioni, come hai visto tutti hanno avuto difficoltà, e spero che il questione classifica non sia di disincentivo per non partecipare più, perché secondo me abbiamo creato un bel gruppo e sarebbe un peccato perderlo. Poi non si può partecipare a tutte, ci mancherebbe per il tempo, però più siamo e più la cosa risulta divertente, questo è ovvio, e spero che possa aggiungersi anche qualcun altro, non togliersi, quindi cerchiamo di partecipare nel possibile. Comunque ottava posizione Dani, non prende punti, a un passo dai primi punti, ma è andata così stavolta, ma la prossima vedrai che a insistere, anzi questa è una motivazione in più che bisogna spingere a partecipare ulteriormente alle sfide. Bravo comunque Daniel 64. Settima posizione Kutros, anche lui Kutros, mi sarei aspettato qualcosina di più sinceramente da Kutros, però innanzitutto ha rinunciato un tentativo perché si sentiva sicuro evidentemente del punteggio che ha ottenuto, che per amor del cielo è un signor punteggio, ma più della settima posizione non gli basta. 13.937 il primo, 94.281 il secondo. Poi Kutros ha avuto un approccio un po' particolare al gioco, lui si concentrava soprattutto sulle astronavi, ma questo secondo me faceva distrarre molto, bisognava concentrarsi invece sulle porte. Scusate che faccio uscire il gatto, vado a uscire altrimenti. Allora, scusate. No, stavo dicendo,
Lui si è concentrato a uccidere l'astronave aliena, ma questo porta a distrazioni. Innanzitutto perché le porte davano 500 punti all'astronave aliena sui 250-300. E poi era proprio un elemento di distrazione questo. E quindi secondo me questo ha anche inciso a questo punteggio. Poi non so perché ha rinunciato al terzo tentativo. Evidentemente lui si sentiva soddisfatto così, ma raggiunge 94.781 punti comunque. La settima posizione gli fa guadagnare un punticino che... È sempre tanta roba, eh. Andiamo avanti e vediamo Mr. Mega Drive. Ah, Mr. Mega Drive invece anche lui, dai, si è difeso Mr. Mega Drive perché alla fine, come ha detto, non sono i suoi giochi preferiti e quindi si è difeso molto bene, ecco, quindi ha fatto 104.817 punti il primo, 68.936 il secondo, 106.432 il terzo. Mr. Mega Drive che nell'ultimo tentativo soprattutto era andato un attimo in confusione, avevo visto che praticamente evitava tutte le porte, ma bisognava stare attenti perché le porte ti frizzavano anche lateralmente e poi si perdeva tanto tempo, bisognava avere il coraggio di prenderle le porte e farlo nella maniera più veloce possibile. Comunque secondo me si è difeso molto bene e guadagna punti in classifica, questo è importante. Andiamo avanti, oh, Samus, sono fiero di lui. Sorpresa sicuramente di giornata, smuove la classifica, la smuove di tanto. È un ragazzino di 11 anni che fa queste prestazioni a Buck Rogers e tanto di cappello. E il gioco gli è piaciuto, è andato sempre migliorandosi, raggiungendo la bellezza di 127.318 punti al terzo tentativo. Quindi onorevole quinta posizione, continua così. I ragazzi si porteranno via il podio, sono il futuro del retro game, speriamo. Quarta posizione, mi racconti un gioco bello, che è colui che ha lanciato la sfida, mi racconti un gioco bello, e secondo me non è stato per niente deludente, perché è da analizzare la partita di mi racconti un gioco bello. Ci sono due annotazioni da fare per quanto riguarda la sua partita. Una è che lui, a differenza di tutti gli altri, giocava in NTSC, e in NTSC il gioco è leggermente più veloce, soprattutto questo si notava nel livello 3, nel livello dell'astronave madre. Sia le astronavine che ci attaccavano, sia l'astronave madre erano molto più veloci e questo aumentava leggermente il livello di difficoltà. Sommato poi al fatto che lui, soprattutto anche nel terzo tentativo, è stato molto sfortunato, perché è arrivato lì, mi ricordo, con due o tre vite e non è mai riuscito a uccidere l'astronave madre, ed è un peccato, altrimenti avrebbe fatto un grande balzo, perché uccidere l'astronave madre ti dava 20.000 punti solo a fare quello. Quindi si è comportato bene, anch'io l'avevo messo tra i primi, ma tra i primi alla fine è. Poi, come diceva giustamente lui, questo è un gioco che deve girarti anche bene la partita, devi avere anche un po' di fortuna, perché altrimenti se ti gira male non vai. Comunque quarta posizione, guadagna punti e avanti così. Bravo, mi racconti un gioco bello. E questa è un'altra grande sorpresa di giornata, eh. Con tutto il rispetto al mio amico Grande Cinema con Marco, gli faccio applausi ancora una volta sul podio. Non ti avevo giocato qua nella schedina perché sugli shooter ti avevo sempre visto in difficoltà, ma invece ancora una volta hai dimostrato le tue enormi capacità. Bravo Grande Cinema con Marco, hai fatto una prestazione eccezionale al secondo tentativo. Lui gli è girata anche in modo un po' rocambolesca, al terzo tentativo, perché al secondo tentativo, perché ricordo che è arrivato diverse volte l'astronave madre, ma poi finiva la benzina, finiva il tempo e quindi ricominciava dal livello, e questo gli ha fatto fare una marea di punti: 157.002, podio, terzo classificato per la seconda volta. Bravo, Grande Cinema con Marco. Applausi, complimenti, avanti così. E qua c'è il sorpresone di giornata, eh. Altro mio nipote Giorgio. Ha capito bene il gioco, gli è piaciuto tantissimo il gioco, soprattutto perché lui gli piacciono i giochi di corse. E qua di velocità qualcosa c'entrava, si è trovato bene, ha fatto pochissimi, voi non ci crederete, ma ha fatto due partite prima di questa sfida, ma proprio due, due. No, in realtà tre, perché ne abbiamo fatto una prima in emulazione. E poi fortunatamente mi hanno passato la versione cassetta da giocare in Real. Quindi non è che ci abbiamo passato giornate. Però, oh, secondo tentativo 158.290 punti, sbaraglia tutto e arriva secondo. Complimenti, applausi veramente. Super sorpresa di giornata, guadagna tanti punti, smuove tanto la classifica. E avanti così. E poi, ragazzi, a me non odiatemi, non odiatemi, ma io mi trovo a mio agio a giocare così, a provarlo almeno un paio di volte. Conoscevo comunque il gioco benissimo. Nella versione Commodore 64 lo finivo.
quindi mi sono trovato abbastanza a mio agio. Quindi non odiatemi, io cerco sempre di giocarli al meglio perché è così che mi piace giocarli. Comunque, se analizziamo anche la mia partita, guardate che non ero partito benissimo. Primo tentativo 72.269, secondo tentativo 133.635 e al terzo tentativo mi sono girate bene tante cose. Dopo, per l'amor del cielo, sono stato bravo anche io, ma tante cose mi sono girate bene e mi ha permesso di raggiungere questo punteggio che è un signor punteggio, ma vi prego non odiatemi. Quindi adesso andiamo a girare le ruote e ci sarà due piccoli cambiamenti alle ruote. Ecco, Zombie mi maledirà per questo, ma giuro che non tocco più niente dopo. Allora, innanzitutto ho aggiunto due voci ancora, non maledirmi Zombie, ma le ruote sono belle quando sono molto varie, ci sono tanti imprevisti che possono cambiare le sorti. Ho aggiunto entrambe le ruote la voce il teletrasporto. Varchi un portale spazio-tempo che ti porta alla ruota bonus se la prendi in modalità malus, viceversa se la prendi in modalità bonus. Ok? Se prendo il teletrasporto, se io ho il bonus, prendo il teletrasporto, devo girare la ruota malus. E poi c'è una piccola cambiamento alle sottoregole, se lo trovo, se no ve lo dico così, perché non ve lo dico così comunque. Allora, perché non mi piaceva come era strutturata. Prima era giustamente che se si arriva ultimi due volte consecutivamente o se si vince due volte consecutivamente non si può girare la ruota o malus o bonus. Qua invece ho cambiato questa cosa, quindi la ruota bonus o malus aspettava nel caso del malus al penultimo, nel caso del bonus al secondo classificato. Ma non era giusta così, non mi piaceva. Le ho fatte tornare come le avevo pensate in origine, e cioè come in questo caso che Zombie Gamer è arrivato due volte consecutivamente ultimo, lui girerà la ruota del malus, ma avrà il diritto di dare il malus a qualsiasi altra persona, ma altresì il diritto di tenerselo. Perché se, faccio un esempio, se questo per due motivi: uno, perché permette magari di dare il malus anche ai primi che raramente lo prendono; due, perché mettiamo il caso che in questo caso girava la ruota la macchina del tempo invece di Zombie Gamer, o no? E la macchina del tempo mi prendeva beati gli ultimi, a Zombie Gamer giravano i coglioni, giustamente, perché non è giusto. Quindi noi giriamo la ruota del malus per Zombie Gamer, ma Zombie Gamer avrà il diritto di tenerselo o cederlo a qualsiasi persona, che poi comunicherà sotto i commenti. Stessa cosa per il bonus. Nel bonus non si può girare la ruota due volte consecutivamente. Alla seconda volta chi gira la ruota, chi vince, ha l'obbligo di cederlo a qualcun altro. Così la storia quadrerà un po' di più. Io non ho vinto due volte consecutivamente, o meglio, io la mia ruota bonus l'avevo ceduta al Commodorista la volta scorsa, e quindi torno a girarla. Però si potrebbe, se Zombie Gamer, come spero, come penso, io lo farei, dà a me il suo malus, io potrei avere contemporaneamente il bonus e il malus, e la cosa funziona benissimo lo stesso. Comunque, andiamo a vedere la classifica invece, al netto delle ruote. Io mi involo a 45 punti, grande cinema con Marco 20, grande, secondo grande cinema con Marco, segue a ruota mi racconto un gioco bello con 19, Mr. Mega Drive raggiunto da Jojo a 16, bravo Jojo, bravo Mr. Mega Drive in quarta posizione, quinto o quarta pari merito. Il Commodorista rimane impiantato a 12, Cutros guadagna un punticino, va a 7, Zombie Gamer impiantato a 4, Samus fa un balzo e da 0 mi va a 4, la macchina del tempo rimane a 1, Dani rimane a 0, ma Dani, ecco, mi raccomando, forza, non perderti d'animo. Detto questo, quindi adesso andiamo a girare le ruote. Perché ho messo schermo intero? Non voglio schermo intero perché voglio girare le ruote, voglio mischiare le ruote prima. Questa è la ruota del malus per Zombie Gamer, che ha il diritto di cedere
questo malus. Andiamo a vedere cosa dice la ruota e cosa esce. Ma se esce una cosa positiva, può anche tenerselo a sua scelta. Vediamo cosa esce. Perché scatta così? Shoot again e rigira la ruota, va su shoot again. Niente da rigirare. Guarda che riusciva beati gli ultimi a Zombie Gamer. Peccato. Invece shoot again, da rigirare. E fermati. Vediamo se... sì. Ok. Quindi... ancora suspense. Ok. Fammi rigirare. Rigiriamo la ruota per Zombie Gamer. E vediamo cosa dice. Sono 11 voci per ruota adesso, quindi è abbastanza vario, è abbastanza... vediamo se... si esce il teletrasporto, deve girare... sono un casino, deve girare la ruota del bonus, se non ce ne usciamo più. Vediamo cosa gli esce. Ancora... oh, contro il secondo. Questo potrebbe essere fastidioso come malus, se si ferma. Conta il secondo. Vediamo se si ferma. Sì, si ferma. Ok. Conta il secondo. Significa che alla prossima sfida, chi ha questo malus, penso che Zombie Gamer lo donerà a qualcun altro, deve prendere in riferimento solo il secondo tentativo. Ovviamente può fare anche un solo tentativo, ma se non può fare il terzo tentativo, ma conta solo il secondo tentativo. E quindi è molto vincolato, è molto strano questo malus, però è così. Quindi si perde un tentativo e il punteggio che conta è solo il secondo alla prossima sfida. Quindi adesso però giriamo la ruota bonus per me, perché io non posso permettermi di non saltarla, ma potrebbe uscirmi anche a me il teletrasporto o il ladro, che ruberai un punto a Jojo. No. Io posso anche decidere di cedere in ogni momento. Se mi prendete lo scudo, guarda che mi esce il ladro, guarda che mi esce il ladro. No, il ladro o il teletrasporto. La cosa si fa vincente. No, fa il teletrasporto. Potrei prendere il doppio malus. No, va nel teletrasporto, nella nuova voce. Quindi il teletrasporto mi costringe a girare la ruota del malus. Avvincente questa cosa. Mi costringe. Avvincente questa cosa. Ma perché mi rimuove voci? Avvincente questa cosa. Tanto non salvo. Quindi torniamo alla ruota del malus e giriamo per me la ruota del malus. Adesso, se mi esce ancora il teletrasporto, devo rigirare alla ruota del bonus, ma non penso. Quindi potrei, se Zombie Gamer mi cede il suo malus, avere un doppio malus o prendere beati gli ultimi, che sarebbe... oh oh, no no, ancora il teletrasporto, no. Questo è bastardo, questa me la sono cercata stavolta. Tutto il male mi sta colpendo, tutto il male mi sta colpendo, per quello che ho fatto, è per quello che ho fatto quelle modifiche qua, perché guardate, malus punteggio. Quindi io al prossimo al prossimo tentativo avrò il malus punteggio del 30%, il mio miglior punteggio. Dovrà essere, bisogna sottrarre il 30% dei punti. Quindi se Zombie Gamer mi affioppa anche contro il secondo, sarà bello, ma è giusto così. Io sono andato, è giusto così. Quindi va bene, a me piace come è stata strutturata. Ovviamente se nel girare la ruota, attenzione, se mi esce maledizione nel bonus e sono prima, no? E vado a prendere il malus che mi esce beati gli ultimi, non vale come cosa, bisogna rigirare la ruota.
perché è ovvio, io non posso rubare punti in quel caso lì. Per me cosa funziona bene, e da Pepe in più sono stato sfortunato, quindi ho preso un malus, che è il malus punteggio, che mi penalizza del 30% del massimo di punti che otterrò nella prossima sfida, e in più, se Zombie Gamer sarà benevolo, che mi dà anche counter secondo, la cosa si aggraverà ancora ulteriormente, ma è bello così. Allora, mi sono divertito tanto, la cosa è appassionante, interessante, la classifica rimane questa. Vi invito a seguire il processo di Mr. Mega Drive per l'approfondimento anche delle ruote, di tutto quello che è successo in questa ricca giornata, e a breve avremo anche la nuova sfida. È stato un piacere, alla prossima sfida, grazie a tutti, alla prossima, ciao.